Si ritorna in classe dietro i banchi di scuola con gli zaini ancora leggeri per il primo giorno in attesa di essere riempito da libri e quaderni con attività da svolgere e pagine da studiare. L'inizio delle lezioni era previsto per il 19 settembre e per alcuni questa data è stata mantenuta, come nel caso degli studenti e studentesse del liceo scientifico Alessandro Volta. In molti casi invece le singole scuole hanno deciso di anticipare di qualche giorno l'avvio dell'anno scolastico, come il Galileo Galilei, martedì 13, mentre ad esempio il Manzoni Iuvara, Ruggero VII, Luigi Russo, Di Rocco e Mottura, mercoledì 14. La maggior parte delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, invece, faranno suonare la campanella il 15 settembre, così come i Rapisardi da Vinci. Un inizio di anno che prevede un rallentamento delle restrizioni, ma anche qualche novità. I nostri bambini della Leonardo Sciascia rientreranno domani mattino, i bambini della scuola primaria e i bambini della scuola dell'infanzia giorno 19, sicuramente con un clima diverso, un clima più rilassato. La novità più grossa quest'anno è l'introduzione dell'educazione motoria per i bambini di classe quinta di scuola primaria, un'introduzione voluta dalla legge di bilancio ed è una bella novità perché finalmente i bambini della scuola primaria potranno fare l'educazione motoria con l'insegnante specialista, un insegnante che ha quindi una formazione specifica. Di fatto i bambini di classe quinta quindi avranno un curriculum da 29 ore e queste 2 ore che si aggiungono al curriculum ordinario sono proprio destinate a 2 ore di educazione fisica in palestra. Naturalmente determina un potenziamento dell'orario settimanale, le classi da 27 ore passano a 29 ore settimanali. I bambini che frequentano le classi del tempo pieno, le 2 ore di educazione fisica le svolgeranno nell'ambito del curriculum di 40 ore, quindi saranno 38 ore più 2 ore di educazione fisica. Ciascuna scuola ha quindi proposto anche dei nuovi progetti. Scuola abbiamo potuto rivedere e potenziare il curriculum delle discipline ordinarie. Nella fattispecie, alla Leonardo Sciascia si è potenziato il curriculum di italiano perché si è potuto introdurre in questo, senso, recuperando l'ora di educazione fisica prima fatta dalle maestre. Si è introdotta un'ora di biblioteca. Altra novità riguarda nello specifico l'attivazione dei laboratori di inclusione nelle classi di scuola primaria, laddove sono presenti alunni con disabilità. Quest'anno nella nostra scuola una disciplina a sfondo educativo, e nella fattispecie è, la musica, l'educazione musicale, sarà affidata alla responsabilità specifica dell'insegnante di sostegno che curerà l'attivazione di un laboratorio per tutta la classe a partire dall'alunno con disabilità. E ci sarà un'inversione di ruolo perché in quel tempo del laboratorio l'insegnante curricolare di ruolo comune si occuperà in modo specifico di supportare il processo di inclusione del bambino con disabilità. Nulla viene tolto al bambino, ma vengono create le condizioni perché i processi di inclusione siano respirati in maniera più diretta dagli alunni, ma anche dal personale scolastico.